Dunque, l'incontro di oggi vuole essere un modo per approfondire, credo, il percorso che avete sviluppato nel corso di quest'anno sui temi del riuso, tentando di mettere a fuoco, a partire da alcuni esempi che derivano da un'attività di ricerca e soprattutto da un'attività professionale in questo campo, che vi diano un po' di spunti rispetto a quello che potrebbe essere la traiettoria di lavoro, attraverso la quale, diciamo, passare da un modello di riuso come evento, un riuso inteso come occasione episodica di riorganizzazione e ripensamento del modo di vivere la città, al riuso come campo di progetto. La ricerca di cui vi andrò a raccontare qualcosa è una ricerca che ha preso come campo di indagine il contesto europeo, è stata una ricerca sviluppata qualche anno fa per conto del CNR, che ho coordinato personalmente presso il Politecnico di Milano e che è andata a guardare tutta una serie di casi ed esperienze di riuso, abbiamo definito sociale e creativo, degli spazi dismessi. L'ipotesi di fondo, adesso poi ci torneremo sopra, l'ipotesi di fondo della ricerca era che guardare ai contenitori, anziché, come in passato si faceva, alle aree da edificare nel momento in cui si ragiona sulla città, spinge più che in passato ad anteporre il ragionamento sui contenuti rispetto al ragionamento sulla forma e gli spazi della città. In particolar modo in Italia la tradizione dell'urbanistica viene molto strettamente legata alla tradizione dell'architettura, per cui solitamente il progetto parte dalla definizione del contenitore, delle forme e delle strutture, e poi successivamente ci si pone il problema del contenuto, che contenuti dare a questi contenitori. Diciamo, l'esistenza sempre più diffusa di contenitori dismessi e da ripensare evidentemente sposta l'attenzione e l'orientamento del progetto dagli aspetti strutturali agli aspetti sostanziali. Questa ricerca che vi dicevo, condotto sul contesto europeo, ha teso a guardare esperienze significative proprio da questo punto di vista, cioè del riutilizzo di strutture industriali, di strutture artigianali, di strutture che avevano funzioni ormai non più necessarie alla città, per inventare nuovi modi di stare e di vivere dentro il territorio. E questa ricerca ha consentito di mettere a fuoco alcuni elementi interessanti che hanno a che vedere soprattutto con la possibilità e l'utilità di usare il riuso come occasione di sperimentazione di nuove forme di convivenza e coabitazione fra funzioni diverse. Sul piano dell'utilità legata al merito, cioè il fatto ad esempio di tenere assieme funzioni legate tipicamente riconducibili alle politiche sociali, quindi popolazioni svantaggiate, con invece funzioni più legate ai servizi economici e quindi rivolte a un target differente, e anche sul piano della combinazione di funzioni, diciamo, che rappresentano un costo e quindi esclusivamente un aspetto di spesa, con funzioni che invece hanno una loro redditività. In questo modo generando anche dei circuiti di autosostenibilità interessanti per progetti che invece normalmente rappresentano soltanto una voce di costo per le amministrazioni. In questo senso, quindi, la ricerca ha rappresentato anche la base di riflessione per un ragionamento su un nuovo modo di comportarsi delle amministrazioni, no? Che, usando questo termine inglese abbastanza inflazionato di enabling, abbiamo immaginato di supportare. Tra l'altro, il progetto ha avuto poi un suo seguito dentro un'iniziativa del Ministero e un programma di sostegno all'innovazione nelle pubbliche amministrazioni, quindi da questa ricerca è disceso un paper che vi ho portato poi, che comunque è scaricabile in rete e che è rivolto direttamente alle pubbliche amministrazioni per istruire questo loro ruolo nuovo di facilitatori di processi che, come dire, mettono le politiche e la costruzione delle politiche sulle spalle, non solo esclusivamente, ma anche sulle spalle
della società civile, degli operatori del territorio e quindi diventa, diciamo, rinunciano all'idea che le politiche pubbliche siano una competenza esclusiva delle pubbliche amministrazioni, invece provano attraverso gli spazi dismessi a ragionare di possibilità diverse, per cui le politiche sono il frutto dell'azione congiunta di diversi attori e di diversi, della composizione di diversi interessi. Tutto questo per dirvi, e poi la faccio finita con questa premessa, che vi anticipo quello che sarà un po' sul piano delle implicazioni, secondo me, per il vostro progetto, anche per quello che sono stato nelle condizioni di capire fra ieri e oggi, del lavoro che avete fatto e del lavoro che vi rimane da fare. Due indicazioni, diciamo, operative che vi anticipo, poi ci arriveremo attraverso le cose che vi farò vedere, però sostanzialmente vi anticipo che secondo me è importante piegare il lavoro in almeno due direzioni. Da una parte il tentativo di far procedere parallelamente ragionamento sui contenitori e ragionamento sui contenuti. Ragionamento di tipo, quello che definiamo, di tipo materiale e quello di tipo immateriale. Laddove, la dimensione immateriale non è tanto e solo la dimensione di processo, faccio o non faccio la partecipazione, faccio o non faccio il coinvolgimento delle persone, ma è legata al cosa, al pensare le funzioni degli spazi, quindi al che cosa gli spazi e i progetti che vado a realizzare servono dal punto di vista delle funzioni che ospitano e quindi della possibilità di generare delle economie che poi in parte dovrebbero anche andare a coprire i costi di realizzazione degli interventi materiali. Cioè, insomma, quello che in parte è la ragione d'esistere dello studio che qui rappresento, di cui poi vi farò vedere alcune opere, alcuni interventi, è l'idea di trattare la città guardando congiuntamente all'hardware e al software, più che affiancando al lavoro sull'hardware un po' di partecipazione, un po' di attenzione ai processi. E mi sembra che un po' questo tipo di debolezza ci sia, non tanto e solo nella vostra esperienza, ma in generale nell'esperienza pur innovativa che questa regione sta portando avanti. Sicuramente venendo da fuori c'è una forte attenzione, una forte curiosità, un forte interesse per quello che questa regione sta facendo sul piano dell'innovazione delle politiche e delle pratiche di rigenerazione urbana. Dall'altra parte però, quando poi mi sono trovato a prendere in considerazione nel dettaglio, a guardare con più attenzione quelli che sono stati poi i progetti messi in campo, mi sembra di percepire comunque il permanere di una separazione forte fra quello che è una concezione della rigenerazione urbana intesa come progetto fisico, pur innovativo, pur attento a nuovi criteri, però nei fatti progetto fisico, e la rigenerazione urbana intesa come processo sociale rivolto a definire funzioni e progettualità che sappiano mettere in relazione interessi diversi, soggetti diversi, sappiano generare delle economie nuove e possibili sui territori. Allora, secondo me questa è la prima sfida che mi sembra debba essere un po' intrapresa da un laboratorio che come il vostro ragiona sui vuoti a rendere, cioè in che modo il vuoto contribuisce a generare una nuova economia per i territori. Secondo me, sforzandosi di far procedere non solo parallelamente, ma in maniera integrata i ragionamenti sull'hardware e i ragionamenti sul software della città. Questo è il primo punto. Il secondo punto ha a che vedere con il trattare i progetti come delle politiche. E cosa vuol dire? Vuol dire immaginare che anche un piccolo progetto, un piccolo intervento abbia un valore, un potenziale valore strategico. Non si tratta di costruire necessariamente delle infrastrutture, degli apparati teorico-concettuali stratosferici attorno alle singole iniziative, anche perché molto spesso le iniziative di cui cominciate a occuparvi sono iniziative molto piccole, microscopiche, nel senso di fondate su energie e risorse ancora nascenti, per cui è evidente che non è nemmeno sensato generare delle aspettative eccessive da dei processi che poi hanno a che vedere con la vita quotidiana delle persone e non con le prospettive di trasformazione di territori ampi. Però è anche vero che il senso che queste iniziative possono avere è tanto più forte quanto si riesce a concepire queste iniziative come dei piccoli tasselli di un percorso più ampio. E quindi il tentativo è quello di provare a mettere in relazione interventi e progetti puntuali con visioni al futuro che hanno una valenza più ampia. E
In questo senso, un tema che mi sembra importante richiamare è quello che è un elemento distintivo della legge regionale, della vostra legge regionale, e che è quello che abbina all'idea, al percorso di rigenerazione urbana, la creazione di un'idea guida di trasformazione. Mi sembra un elemento tanto importante quanto maltrattato fino adesso, per quello che ho avuto modo di vedere, o l'idea guida finisce nei documenti concreti, per essere un'enunciazione di principi generali, astratti e, come dire, vaghi, o un assemblaggio di giustificazioni retoriche di interventi, come dire, già decisi e che hanno altri tipi di sensi e di significati, no? Allora, invece, se lo sforzo che potete fare e che secondo me va fatto è quello di tradurre quel patrimonio di conoscenze, di informazioni, di analisi che avete fatto, che farete e che discendono da una conoscenza del territorio quotidiana, del lavoro di sguardo e di costruzione di relazioni a partire dai vuoti, ma come dire, tenendo conto anche dei pieni e quindi non considerando i vuoti come delle scatole che sono qui, come potrebbero essere da un'altra parte, ma come delle scatole vuote che stanno dentro a dei territori già vissuti, animati, dinamici, ecco il tentativo di capire qual è la strategia, la visione, ma quindi anche il tema di sviluppo che necessariamente deve essere selettivo e in questo senso vi può guidare a definire il contenuto dei progetti, può essere un po' il filo conduttore che tiene assieme interventi anche puntuali, anche microscopici, ma che però hanno senso nella misura in cui sono inseriti dentro una cornice più ampia. Il rischio invece che questa cornice sia solo o la dimensione analitica o un insieme di enunciati e di principi molto generali è quello poi di avere una grossa difficoltà ad arrivare a definire il contenuto dei progetti. E questo è un po' quello che mi sembra stia capitando. Cioè, poi nel momento in cui uno dice, vabbè, ma quindi come possiamo riempire questi contenitori? Ci sono idee generiche, ci sono modelli, buone pratiche di intervento che sono però, come dire, importate da contesti anche diversi, non è detto che siano quelle giuste, quelle azzeccate, e quindi si finisce per fare, come dire, un'operazione di mera replica e traduzione con gli strumenti e le risorse che si hanno a disposizione di modelli che forse non sono neanche quelli più azzeccati. E quindi, insomma, vi spingo in questo senso a considerare i vostri progetti sempre, indipendentemente dalla loro dimensione, secondo un'ottica di politiche, cioè un'ottica di iniziative che hanno un'intenzionalità forte, che hanno una relazione stringente con quelle che sono le visioni al futuro di un determinato territorio. Allora, i due casi che vi vorrei far vedere, magari dopo aver fatto una breve premessa di tipo ancora, mi permetterete ancora un attimo, di tipo teorico, ma i due casi su cui vorrei portarvi poi a ragionare sono due casi che ho selezionato tra le tante esperienze, insomma, che in questi 10 anni, 12 anni di lavoro professionale in questo campo, adesso più recentemente con lo studio K-City e prima con altre vesti, insomma. Però i due progetti, le due esperienze di cui parlerò sono entrambe esperienze realizzate dallo studio K-City in questi anni. Le ho selezionate pensando a quelli che mi sembra di aver capito essere un po' i tematismi forti per questo territorio. Da una parte si diceva il tema del benessere e della qualità della vita, che è il tema individuato, non so da chi, ma comunque è presente nei documenti strategici finora messi a disposizione da chi si occupa di ragionare sullo sviluppo strategico di questo territorio. E quindi è il tema su cui si è impostata la programmazione per lo sviluppo di 4 comuni, tra cui Gravina, scusate, non ricordo i nomi degli altri 3 comuni, ma voi lo saprete sicuramente meglio di me. Comunque, l'ambito strategico subregionale in cui ci troviamo ha individuato questo tema come un tema rilevante. Allora, vi farò vedere come in un contesto completamente diverso e anche, come dire, in una situazione decisamente non paragonabile, però abbiamo provato a sviluppare un progetto anche molto piccolo, una serie di interventi molto piccoli, provando a interpretare in chiave
proattiva, in chiave propositiva, questo tema, no? Cioè tentando di stabilire un legame fra dei progetti di riutilizzo di spazi pubblici e privati, anche molto piccoli, però avendo presente che l'obiettivo era quello di declinare in chiave strategica questo tema, no? Quindi nel momento in cui ci siamo trovati, adesso poi vi racconterò come e perché, a riflettere, a immaginare, a progettare il riuso di alcuni spazi, parliamo veramente di strutture molto piccole, quindi addirittura più piccole di quelle su cui state lavorando in questo territorio, cosa ha voluto dire? Trattare questi progetti nel contesto di una politica, che è una politica di rivitalizzazione socio-economica delle aree marginali e in particolar modo delle borgate abbandonate. Siamo nella regione Piemonte e i finanziamenti erano finanziamenti provenienti dall'Unione Europea. Poi adesso vi racconterò quel caso. L'altro tema, invece, ancora pensato, che ho pensato tenendo presente ai temi che avete più o meno individuato, qui, che caratterizzano questo territorio, è un tema ed è un caso che ho seguito personalmente qualche anno fa di un comune nell'Interland di Milano che però ha molto più a che vedere rispetto al caso precedente con Gravina e con i numeri e le caratteristiche di questo territorio, perché siamo in un comune che si chiama Limbiate, ha 35.000 abitanti, quindi siamo abbastanza in linea con questo territorio. È un comune che ha una conformazione simile a quella di Gravina, perché ha un centro storico che non è baricentrico rispetto alla forma della città, ha un centro storico che è tutto posizionato a est ed è al confine con un'area naturale, un parco naturale importante, e quindi il problema di fondo di quel territorio lì, da cui abbiamo deciso di partire, tra i tanti che c'erano in gioco, è stata proprio la rivitalizzazione del centro storico, considerando che è un centro storico che si è svuotato e aveva una serie di spazi vuoti da rimettere in gioco, da provare a riutilizzare. E quindi vi vorrei far vedere come abbiamo provato a interpretare il tema dello sviluppo della cultura come leva per la trasformazione insomma, l'intervento all'interno di questi contenitori. Questo è un po', come dire, il quadro, il piano di lavoro per questa mattina. Non ho capito quanto tempo abbiamo a disposizione. Sono le fino all'una. Ok. Allora, vi proporrei un quarto d'ora, 20 minuti, giusto per inquadrare perché, secondo me, ha senso considerare il riuso come un volano per un modo nuovo di fare progetti sui territori che hanno a che vedere con il coinvolgimento della comunità e con la costruzione di forti relazioni fra gli aspetti fisici e gli aspetti socio-economici. Quindi massimo 20 minuti e poi invece facciamo due fuochi su questi due casi, il caso della rivitalizzazione socio-economica della borgata di Cadarese e in provincia di Domodossola e il caso del comune di Limbiate. Vado a recuperare le slide che ho pensato di utilizzare. Dunque, proviamo a vi propongo di prenderla da questo punto di vista, fra i tanti che possiamo assumere. Anche per cambiare un po', perché alcuni di voi hanno già avuto modo di seguire questo tipo di riflessioni fatte insieme, quindi provo a modificare un po' il punto d'attacco, ma per arrivare evidentemente alle medesime trattazioni. In particolar modo va abbastanza di moda ultimamente questo tema della resilienza, come te un termine chiave per interpretare i nuovi approcci che devono contraddistinguere il progetto sulle aree in crisi e sugli spazi in crisi, quali sono tipicamente gli spazi dismessi. Allora, perché ha senso parlare di resilienza, che è un termine che nasce in tutt'altri ambiti disciplinari, anche a proposito delle questioni di cui ci occupiamo oggi? Perché si parla di resilienza nel momento in cui si considerano i cambiamenti che stanno riguardando, come dire, il contesto sociale, ambientale, economico e climatico in cui viviamo,
e per tentare di capire come rispondere a una serie di shock e impatti che sono diversificati, cioè il fatto che l'ambiente sociale, la realtà fisica ed economica sia fortemente sotto diciamo, un processo di cambiamento significativo, ha degli impatti, ha degli shock, che in questa slide vi faccio vedere. Questo. Che hanno degli impatti e degli shock con diciamo, evidenze diversificate che mettono in discussione quelli che tradizionalmente erano considerati degli equilibri. Allora, provate, questa è un'immagine che ha a che vedere con l'impatto degli cambiamenti climatici e che, come dire, rende evidente dal punto di vista dell'ambiente fisico, quanto il cambiamento sia da gestire, da affrontare per evitare quelli che sono i rischi connessi a questo tipo di fenomeni. Se però noi proviamo a moltiplicare le finestre sugli impatti dei cambiamenti in atto, vediamo anche una serie di altre cose, non sono solo le trasformazioni e gli shock fisici, ma sono anche in molti casi le trasformazioni, gli shock che hanno a che vedere con la rottura degli equilibri socio-economici tradizionali, per cui strutture che rappresentavano il baricentro delle economie tradizionali che si svuotano, aree un tempo abitate e che si svuotano perché non sono più in grado di generare quelle dinamiche che tenevano assieme sia dal punto di vista della coesione sociale che dal punto di vista del fondamento economico le comunità tradizionali, nuove popolazioni che faticano a inserirsi dentro i circuiti e le realtà della vita quotidiana e via dicendo. Quindi, come dire, questo primo passaggio è attenzione che il cambiamento, i cambiamenti a cui ci si riferisce quando consideriamo la necessità di ripensare, quindi di sviluppare un atteggiamento resiliente nei confronti della realtà odierna, sono molteplici e diversificati. Allora, un modo per poter leggere complessivamente questo fenomeno è questo, cioè se noi immaginiamo che i territori della comunità sono sostenibili nella misura in cui le funzioni socio-economiche si combinano in maniera efficace e rilevante con i legami e le risorse sociali e con un ambiente protetto, ecco, se questa è diciamo, la situazione idealtipica, noi abbiamo come impatti del cambiamento in corso una progressiva smantellamento di questo equilibrio, perché le funzioni che un tempo costituivano la risorsa dei territori vengono meno in buona parte, quindi ci lasciano dei contenitori vuoti, e quindi torniamo a bomba al tema di cui dobbiamo parlare oggi, i vuoti come i prodotti della crisi delle funzioni, non tanto come un dato di fatto, ma come un dato di processo, mi viene da dire. Nei territori che si svuotano delle funzioni tradizionali, si attivano processi anche di abbandono e di impoverimento economico da cui discende una riduzione della presenza sociale. E al contempo una minor possibilità e capacità di proteggere l'ambiente in cui queste comunità si collocano. E quindi diciamo c'è un'alterazione degli equilibri su cui si fondava la tenuta delle comunità territoriali tradizionali. Proviamo a vederla così. Il rischio, se non si attiva un atteggiamento resiliente, cioè un atteggiamento rivolto a riorientare le traiettorie di sviluppo dei territori a partire da quello che è l'interpretazione della crisi e delle possibilità che la crisi per certi versi apre, è quello di, da una parte, immaginare che le nuove funzioni, anziché orientarsi verso i vecchi contenitori, costruiscano nuovi contenitori. E questo, come dire, il rischio più grande è abbinato al tema del consumo di suolo, insomma. Cioè, è chiaro che se noi non ci occupiamo di riutilizzare i contenitori, lo sviluppo è sempre più abbinato alla costruzione di nuovi contenitori e quindi al tema del consumo di suolo.
L'impoverimento e quindi l'abbandono dei territori ha come deriva, diciamo, estrema, come rischio potenziale la marginalità sociale degli ambienti e dall'altra parte l'ambiente in senso stretto, cioè l'ambiente naturale non manutenuto e non protetto, diventa più pericoloso dal punto di vista anche proprio dei pericoli fisici dell'abitare dei luoghi che non sono manutenuti. Allora, il tema vero da questo punto di vista è inquadrare quello che oggi è il problema del riuso, il problema dei vuoti, dentro questa prospettiva. Cioè, gli spazi vuoti sono l'indicatore della fragilità dei territori, che non è già una prospettiva di insostenibilità, ma è una spia di un processo di progressiva diciamo, perdita di tenuta dei territori stessi. Cioè, se noi immaginiamo che la fase dell'oggi sia una fase intermedia fra un passato in cui, come dire, le comunità territoriali, o almeno alcune, perché poi non è detto che non c'è da mitizzare il passato, insomma, in molte circostanze, no? Però in almeno alcuni territori il passato vedeva degli equilibri fra la vita delle comunità, la funzione degli spazi e la tenuta dell'ambiente. Abbiamo un rischio per il domani, dal quale dobbiamo evidentemente provare a premunirci, che è quello di territori insostenibili, perché sono territori nei quali aumenta il consumo di suolo, si generano e si robustiscono delle sacche di marginalità. E si interviene su un territorio che è sempre meno controllato e protetto. E ecco perché il tentativo è quello di mettere al centro del nostro ragionamento non tanto i vuoti come delle scatole in sé, delle scatole, dei contenitori da riempire indipendentemente dal contesto in cui si collocano, ma i territori in cui queste scatole, questi contenitori si collocano. In questo senso, quindi, torno a quello che vi dicevo prima, cioè pensare ai vuoti in relazione alle possibilità e alle strategie di sviluppo dei territori in cui i vuoti si collocano. Quindi vanno individuati approcci e campi di mobilitazione per la società che vuole reagire e interrompere questa che molti sociologi chiamano la spirale negativa dell'abbandono. Cioè, bisogna prevenire il rischio di quel futuro che abbiamo tracciato schematicamente prima, provando a lavorare sui territori fragili, facendo dei territori fragili l'oggetto specifico di lavoro. E in questo senso, quindi, la resilienza sociale è un modo di definire, insomma, poi, come sapete meglio di me, le parole sono giusto un pretesto per dire delle cose, quindi adesso va di moda questo termine e ce ne facciamo una ragione. Però proviamo a capire perché va di moda questo termine e soprattutto cosa vogliamo intendere con questo termine. Resilienza sociale non è una ricetta, ma è una direzione di lavoro che in questo senso vi sto in qualche misura proponendo di assumere, che segna un orientamento ad affrontare gli impatti dei cambiamenti, quindi gli shock di cui dicevamo prima, tra cui anche lo svuotamento dei spazi che un tempo avevano una funzione, ne abbiamo visti tanti ieri sera, credo ne vedremo tanti oggi, no? Gli spazi che avevano un ruolo, ospitavano delle attività, oggi sono vuoti. Questo è uno degli impatti dei cambiamenti in atto. Però bisogna farlo in maniera proattiva, cioè che non, non significa, questo non significa un mero adattamento, cioè rinunciare a considerare un futuro come un futuro, diciamo, migliore del presente, ma adattarsi a quello che c'è. No, è un concetto, quello della resilienza sociale, che invece, preso a prestito dalla scienza dei materiali, dovrebbe orientare invece la possibilità di considerare le crisi, i problemi come un'opportunità di innovazione, no? In questo senso, infatti, attorno al tema, alla parola chiave della resilienza si abbinano concetti come quello di innovazione, di sostenibilità, di economia, cioè proviamo a vedere se gli impatti del cambiamento ci consentono di immaginare, di rappresentano un po' il pretesto per attivare pratiche sociali attente, più attente alla costruzione di un futuro sostenibile. E
Quando parliamo di resilienza sociale parliamo non di una proprietà data, non è che uno, come per i materiali, o è resiliente o non lo è. Quindi, come dire, il tema non è capire se la comunità, la vostra comunità è una comunità resiliente, ma il tema è capire come sviluppare questa abilità, no? Cioè, quindi come diventare resilienti, come essere sempre più capaci di resilienza di fronte ai processi, di cui stiamo parlando. Non è in questo senso quindi una proprietà, ma è un'abilità, e dall'altra parte non è un'abilità individuale, quindi non è una capacità che può assumere e dimostrare un singolo in quanto tale, ma è solo ed esclusivamente una capacità che si può sviluppare nella relazione fra individui, fra componenti della comunità. E quindi potremmo dire che è una forma di organizzazione cooperativa per fronteggiare una situazione sfidante, un problema che riguarda più individui, no? Come funziona? Cioè non è che uno diventa da un giorno per l'altro resiliente, oppure se c'è la giusta medicina per diventare resilienti. Presuppone un processo di apprendimento in questo senso, quindi torno a dire che il lavoro che avete fatto per un anno qui va inteso come l'avvio di un percorso che probabilmente è destinato ad aprire nuovi scenari e a includere altre comunità e altri gruppi. Perché? Perché il processo di resilienza è un processo, la capacità di resilienza è una capacità che si sviluppa per fasi, no? In maniera incrementale, partendo da micro iniziative che diventano progressivamente sempre più grandi, sia dal punto di vista degli spazi che investono, che dal punto di vista del senso che vanno a ricoprire, sia del passaggio da una singola intuizione, forse si potrebbe fare così, forse questa potrebbe essere l'idea giusta, e quindi in qualche misura anche da pratiche e forme di riuso temporaneo, che sono degli episodi con cui si fanno delle prove, dei test, a dei progetti un po' più strutturati. È però un tipo di apprendimento che, e qui ribadisco quello che vi dicevo in apertura, è sempre relativo e strategico, cioè nel senso che il problema non è importare o esportare a seconda dei punti di vista dei modelli di intervento, l'incubatore, la struttura, il modello di riuso temporaneo del tipo o dell'altro, perché, come dire, ciascun contesto ha le proprie risorse da mettere in gioco, e quindi il processo di apprendimento dipende evidentemente da quali sono le condizioni di partenza, quindi da chi sono i soggetti che sviluppano questo tipo di attività e quindi anche le risorse sociali a cui questo processo di apprendimento si può appoggiare. E poi dal tipo di sfida, perché è chiaro che non è solo un problema di dimensioni dei contenitori, ma anche di prospettive di sviluppo che i singoli spazi, i singoli territori possono ragionevolmente aprire in relazione anche al contesto in cui si collocano, le dimensioni che hanno, eccetera. Quindi, come dire, lo sviluppo di questa capacità di reagire in maniera proattiva ai cambiamenti in atto, quindi di usare la crisi come un'opportunità, è un processo che richiede del tempo, ma che soprattutto è sempre relativo alle condizioni in cui ci si trova, e strategico, nel senso che va misurato sul tipo di sfida e sulla natura delle trasformazioni che si è chiamate a fronteggiare. Ci sono alcune esperienze in letteratura interessanti in cui è stata paragonata, diciamo, l'esperienza, la situazione estrema dei terremoti, delle calamità naturali, come metafora di come la società si attrezza, di come fa la società ad attrezzarsi di fronte alla crisi, no? È chiaro che se noi possiamo, in qualche misura, viene suggerito da una serie di autori, in particolar modo qui segnalavo questo testo molto bello, molti anni fa, perché nel 93, di Giovanni Lanzara, Francesco Lanzara, che si occupa, come si fa vedere, come la società reagisce alle situazioni sfidanti, alle situazioni di crisi. In particolar modo, lui dice, se noi proviamo a vedere al rallentatore come cosa succede nei territori di fronte alle calamità naturali, ci rendiamo conto, capiamo cosa succede invece sul lungo periodo nei momenti, nelle situazioni di crisi, no?
E lui in particolar modo dice, attenzione, che si vede nelle circostanze, nelle calamità naturali, come spesso l'emergenza è un contesto favorevole per la nascita di intuizioni geniali, diciamo, di forme organizzative nuove. In particolar modo, adesso non sto a entrare troppo nel merito di questo testo, che se vuoi tanto guardarvi, però lui va a riconoscere la funzione degli attivatori, cioè la funzione di quei soggetti che nei momenti di crisi, dove le risorse a disposizione per trattare i problemi sono sempre meno e sono sempre inferiori rispetto alla gravità dei problemi, piccoli gruppi esibiscono delle capacità d'azione che sono inedite, no? E che potrebbero e dovrebbero lasciare intendere dei modi di agire diversi. Lui va a riconoscere in questo senso, c'è cioè l'esempio del piccolo Baretto, perché dice, racconta una vicenda realmente accaduta, insomma, nel terremoto degli anni 80 in Italia, dove di fronte alla difficoltà delle istituzioni di gestire la fase immediata del soccorso, il fatto che alcune persone si fossero inventato un piccolo baretto al centro del paese, che era stato principalmente coinvolto dal terremoto, era stato fondamentale quale dispositivo di coordinamento di tutti i soggetti intervenuti. Insomma, una cosa che poteva sembrare una banalità, il fatto di fare il caffè più volte al giorno in mezzo alla piazza, era diventata un'iniziativa strategica per la gestione e per il coordinamento di attività che erano urgenti e necessarie. Quindi, come dire, lui dice, partendo da questo tipo di esempio, spesso nelle situazioni di crisi, più spesso nelle situazioni di crisi che non nelle situazioni ordinarie, emergono atti creativi di progettazione, intuizioni da parte di piccoli gruppi che reinventano l'uso dell'ambiente, aprono delle prospettive di sviluppo inedite, che però vanno a morire se non vengono rapidamente reinterpretate come progetti che si aprono alla collettività. Cioè, il valore di queste intuizioni si dà nella misura in cui ad essi si abbina un processo di sviluppo che si apre ad altri soggetti, che diventa un'iniziativa collettiva. E allora il tema è, parliamo di comunità resilienti nella misura in cui riusciamo a capire se e come un'iniziativa innovativa, un processo e un progetto che nasce da un'intuizione di un piccolo gruppo, riesce a diventare, avere una funzione, come dice Hopkins, contaminante e virale, per cui diventa l'occasione per attivare nuovi legami e nuove relazioni trasversali alle comunità tradizionali, quindi per rimescolare un po' le carte, diciamola così, rispetto al modo in cui funziona una comunità locale, e come dispositivo per riattivare il tessuto di relazioni che preesistente oggi era poco funzionante, oggi diventa poco funzionante. Quindi il tema è, e qui diventa il tema di progetto, e torniamo a bomba sul vostro problema, cioè come trasformare le intuizioni di piccoli gruppi in imprese che sono della e per la comunità in senso stretto. Quindi come passare dai territori fragili a dei territori nuovamente sostenibili, anziché i territori insostenibili, come abbiamo visto prima, no? Quindi, infatti, come si fa a fare questa cosa qua? Allora, io credo adesso qui queste slide erano state pensate per supportare la partecipazione di una serie di organizzazioni come la vostra a un bando che nel territorio da cui vengo era stato promosso da una fondazione e aveva come titolo Le comunità resilienti, cioè l'idea era di mettere a disposizione delle risorse, e non è che si discosta molto da quello che sta avvenendo in questo territorio, per supportare dei processi di attivazione delle comunità locali in forme che, come dire, diventino anche veicolo e volano di rigenerazione dei territori. Quindi il tema è sostanzialmente lo stesso. E allora io avevo proposto alla riflessione, dopo questa premessa, almeno tre possibili strategie verso cui orientare i progetti e quindi le iniziative delle comunità locali. La prima di quella di cui vi propongo di tornare a riflettere oggi è proprio quella del riuso, cioè in che modo
i contenitori possono diventare l'occasione, il pretesto per sviluppare questi processi, quindi per passare da iniziative di riuso un po' non solo temporanee, ma come dire anche un po' improvvisato, a un riuso stabile, solido e che abbia una valenza strategica sul territorio. In questo senso, quindi, definiamo come community reuse i processi di attivazione di nuove relazioni tra gli attori locali attorno all'attribuzione di nuove funzioni agli spazi. E adesso io vi vorrei presentare quel caso di cui vi dicevo poco fa, che però devo andare a prendere, e che ha a che vedere proprio con questo. Non mi apre tutte le slide, ma non importa, però vedete quello che cercavo di chiarire, cioè in che modo lo spazio dismesso può rappresentare lo strumento non solo per riaccendere alcuni ingredienti della comunità locale che si erano spenti, parlo anche di ingredienti di risorse sociali, no? I pallini erano le presenze che un tempo rappresentavano l'anima della comunità e che in relazione alla scomparsa delle funzioni tradizionali si erano un po' spente, quindi si tratta di riaccenderle, si tratta di connettere nuovamente, forse in modo nuovo, queste anime anche attraverso l'introduzione di nuovi elementi da fuori, quindi non è un processo che necessariamente, anzi, quasi mai si riesce a risolvere in maniera esclusivamente endogena, no? Come dire, il riuso va e deve, nell'esperienza che abbiamo sviluppato, essere interpretato come l'occasione anche per rimescolare le carte, ma senza necessariamente immaginare che sia un processo esclusivamente riservato a quelle che sono le anime di un territorio, o le anime preesistenti di un territorio. Cioè, l'occasione del riuso è anche l'occasione per introdurre nuove competenze, nuove funzioni, nuovi processi. Ecco, allora arriviamo per capire come si fa questa cosa a quella ricerca che vi dicevo prima, no? Una ricerca che ho condotto qualche anno fa su un contesto ampio, perché è quello di 74 casi di riuso sociale e creativo di edifici e aree dismesse in Europa, dove la chiave interpretativa che abbiamo utilizzato per, come dire, considerare il senso di queste iniziative è quello di, da una parte, aver promosso delle forme di integrazione fra settori e campi di politiche diverse, cioè cose che solitamente non solo hanno dei soggetti deputati a trattarle differenti, i diversi settori dell'amministrazione, ma anche degli spazi fisici diversi, no? Immaginatevi quanto sia frequente trovare dentro i territori gli spazi dedicati ai servizi sociali, gli spazi dedicati alle attività sportive, gli spazi dedicati alle attività economiche. Come dire, l'urbanistica ha una tradizione di zonizzazione, per cui è normale, è quasi ritenuto giusto che a ciascuna funzione corrisponda uno spazio. Ecco, queste esperienze che abbiamo guardato dimostrano esattamente il contrario, e cioè quanto sia strategico, efficace e per certi versi anche necessario ripensare questo approccio alla gestione della città. Cioè le cose più innovative, le cose più efficaci si danno nella misura in cui funzioni diverse vengono costrette o per certi versi messe alla prova della convivenza, della coabitazione e anche dello scambio, no? Questa immagine che trovate rappresentata fa vedere come dentro gli spazi dismessi, dentro i 74 spazi dismessi che abbiamo guardato, ci sia stata, sia un elemento, come dire, qualificante di questi processi e di questi progetti, la connessione fra temi e settori solitamente afferenti e trattati, afferenti campi di politiche diverse e trattati in maniera separata. Questo perché, peraltro, i modelli gestionali che in parte hanno a che vedere anche col tema della sostenibilità di cui si diceva prima, cioè come si fa poi a rendere sostenibile il riuso, beh, si fa in parte anche così, cioè mettendo insieme delle cose che sono cose tra loro diverse, che hanno a che vedere con servizi che
sono un costo con dei servizi che sono anche una fonte di redditività e che quindi possono stare insieme non solo perché, come in molti casi accade, ci sono pochi spazi o comunque ci sono poche risorse, ma anche perché stando insieme si generano nuove risorse, no? E quindi si generano anche nuove opportunità. Vi faccio vedere qualche esempio di questi casi che abbiamo studiato, ripeto, sono un po' poco mutuabili rispetto alla vostra situazione, più che altro perché sono tutti casi che si sono sviluppati in grandi aree metropolitane, su grandi contenitori, in circostanze anche abbastanza particolari, quindi come dire, non ve li propongo come dei modelli da seguire, ma come delle occasioni per riflettere su quella cosa che vi ho appena detto, cioè su quanto sia indispensabile pensare al progetto del riuso come a un progetto che da una parte mette insieme contenuti che solitamente invece non erano concepiti come integrabili tra loro, e dall'altra parte come il riuso viene utilizzato come volano per il lavoro su un territorio più ampio. Questo è il caso della Chocolate Factory di Londra, dove siamo in un'area molto periferica della capitale inglese, un quartiere malfamato dove una delle più grandi immobiliari aveva rilevato questi enormi spazi artigianali, 10.000 metri quadrati di superficie, tutti da recuperare. Ed evidentemente senza avere né idea del cosa farci e soprattutto del dove reperire le risorse per recuperarli. Però aveva questo tipo di patrimonio e a partire dagli anni 90 è stato trasformato in uno dei più noti e rilevanti esperimenti di hub creativo del nord Europa. Sostanzialmente cosa è stato fatto? È stato messo a disposizione un sistema di spazi grezzi, quindi per i quali non è stato necessario un grosso investimento in termini di recupero e ristrutturazione, quindi spazi grezzi per soddisfare una domanda che era crescente nel contesto della città londinese, che era quello di atelier per artisti, no? Quindi dire, competenze creative emergenti che necessitavano di spazi dove poter far crescere la propria competenza professionale. E quindi l'ipotesi è stata quella di soddisfare questa domanda vincolandola all'impiego di queste competenze per la rigenerazione del quartiere, cioè anche lì, non facendo finta di non sapere in che contesto ci si trovava, anzi provando a stabilire un circuito virtuoso fra l'esigenza della proprietà, che era quella di cominciare a vedere restituito una funzione di centralità a questo patrimonio che comunque aveva rilevato. Dall'altra parte la comunità artistica e come dire, dell'artigianato locale che aveva necessitava di spazi anche grezzi per avviare le loro attività e l'amministrazione pubblica che aveva bisogno di competenze per poter lavorare in termini di rianimazione, di rivitalizzazione di un quartiere in crisi, insomma. E quindi questa ex fabbrica di cioccolato è diventata rapidamente un dispositivo usato in questo modo, per lavorare sul quartiere, per intercettare una domanda non solo del quartiere ma di tutta la città, quindi in qualche misura portando in un territorio delle popolazioni che invece quel territorio solitamente non lo praticavano, e per provare a mettere in gioco un patrimonio privato con delle prospettive di remunerazione anche per il privato stesso, perché voglio dire, non è che li ha messi a disposizione gratis questi spazi, li ha messi a disposizione con delle condizioni che prevedevano un affitto di spazi grezzi, evidentemente anche a costi contenuti, con la prospettiva che poi progressivamente questi costi potessero anche crescere in relazione anche alla maturazione al successo degli artisti che lo andavano a popolare. Un altro esempio, giusto per cambiare, per darvi delle coordinate anche rispetto alla varietà delle esperienze che abbiamo considerato, questo è il Landschaftspark di Duisburg, questa era una ex area siderurgica, una dei bacini naturali più inquinati d'Europa, che sono stati integralmente rilevati dalla pubblica amministrazione che ha avviato un processo lunghissimo e complicatissimo, quindi che adesso non sto a riassumervi nel dettaglio, ma che fra gli anni 90 e il 99, su iniziativa di gruppi ambientalisti, ha previsto
tutta una serie di iniziative di riuso che hanno messo insieme attività per il tempo libero sulle strutture preesistenti, le palestre di arrampicata, piuttosto che la sede del gruppo dell'associazione di sub della città che ha attivato nell'ex gasometro una piscina verticale, per cui insomma delle cose anche curiose dal punto di vista delle forme di uso, con delle funzioni anche commerciali molto diciamo normali, che però hanno consentito di rendere nuovamente popolata un'area che era diventata del tutto marginale, dargli una nuova centralità, e quindi attraverso le funzioni commerciali attrarre popolazione che poi in definitiva diventava anche la popolazione in grado di ridare senso a un pezzo di territorio. Questa iniziativa invece a Vienna, il riutilizzo di una ex fabbrica di bare per un'iniziativa di edilizia sociale e plurale, nel senso di legata a modelli abitativi molteplici. Qui l'iniziativa è partita da un gruppo di abitanti che cercava era interessata a modelli abitativi non convenzionali, ha attivato una relazione con la pubblica amministrazione per una gestione immobiliare temporanea, però col temporaneo qua intendiamo non un evento, ma contratto di affitto di 5 anni a termini calmierati, per riattivare e ridar senso a questo tipo di spazio. Allora, adesso questi erano degli esempi, come dire, così un po' flash, per darvi un'idea di quelli che sono i casi di questa ricerca, che comunque vi trovate online. Il sito è www.urban-reuse.eu, poi dopo vi do i riferimenti, e sono mappati tutti i casi e tutte queste 74 esperienze, con un livello anche di approfondimento di quelli che sono stati gli elementi, come dire, strategici dell'esperienza dal punto di vista delle relazioni tra pubblico e privato, del rapporto con il quartiere, dei modelli gestionali che sono stati attivati, eccetera, eccetera. Però a partire da questo invece breve excursus evidentemente diventa rilevante mettere a fuoco che questo tema del management del riuso è un tema tutt'altro che semplice, no? Poi in molti casi queste esperienze sono nate in maniera informale e poi si sono nel corso del tempo strutturate, sono diventate, secondo un'ottica resiliente, dei progetti della comunità, insomma dei progetti in grado di coinvolgere più anime della comunità rispetto ai piccoli gruppi che invece ne avevano attivato la fase iniziale. E allora qui dentro questa slide vedete quanto questo campo d'azione in realtà è complicato se lo si vuole affrontare in un'ottica, come dire, non episodica, no? Cioè il tema dal dover reperire le risorse al quali sono le ipotesi funzionali capaci di combinare in modo strategico diversi interessi nella città, come assicurare la sostenibilità nel lungo periodo, come cogliere le sollecitazioni del contesto e sviluppare sinergie con altre iniziative, come costruire forme di raccordo fra la pianificazione dei singoli progetti e la pianificazione più ampia del territorio, come valorizzare le competenze disponibili e le vocazioni dei luoghi, come garantire il rispetto dell'identità storica dei contenitori che spesso sono vincolati, tutelati e via dicendo, e come coinvolgere e mobilitare le competenze locali. Allora, questi sono solo alcuni degli aspetti che però in generale ci portano a dire che quello che serve per affrontare in maniera strategica questo tipo di campo d'azione sono almeno tre cose: una competenza ideativa significativa, che ha a che vedere con quello che dicevo prima, non si tratta solo di avere delle belle idee, di costruire delle idee che abbiano un giusto rapporto con quelle che sono le prospettive strategiche di trasformazione del territorio e le intuizioni rispetto a delle cose che potrebbero funzionare, che delle cose che non sono state mai fatte potrebbero in realtà funzionare in un determinato contesto. Poi una seconda competenza che è legata alle valutazioni di fattibilità, come in parte e solo in chiave metodologica è presente nel documento di programmatico per la rigenerazione urbana di Gravina, cioè tutte le diverse dimensioni della fattibilità: la fattibilità economica, la fattibilità giuridica, la fattibilità tecnica, la fattibilità sociale, sono tutti aspetti che però
presuppongono competenze tecniche specifiche per attivare progetti. E poi una gestione non banale del processo, che quindi, come dire, prevede una forma di progressivo orientamento del lavoro progettuale, attenta a considerare le opportunità del contesto, gli eventi e gli episodi che si determinano, che lasciano intendere come un contesto sta o non sta reagendo alle sollecitazioni. Quindi quello che, come dire, costituisce, ebbene sì, per noi anche il campo professionale quotidiano è quello legato al promuovere cooperazione attorno al riuso. E la cooperazione non è solo fra diciamo, gli attori di un singolo territorio, ma sono gli attori che possono contribuire a riattivare un determinato territorio e che possono afferire obiettivi pubblici, essere mossi da obiettivi pubblici e obiettivi privati, che possono essere interessati a combinare tra loro risorse sociali, le opportunità di trasformazione di un territorio e anche le dinamiche di mercato che lo riguardano. Quindi si tratta di tentare di creare delle congiunture, delle sinergie positive fra tutti questi ingredienti, che ancora una volta solitamente sono trattati in maniera disgiunta, per cui un conto sono i progetti della pubblica amministrazione, un conto sono i progetti che soddisfano interessi privati, un conto sono i progetti sociali, un conto sono i progetti economici, un conto sono le riflessioni sulle potenzialità di un territorio. Ecco, quello che cerchiamo di fare con Capacity è di, appunto, sperimentare questo modo diverso di fare pianificazione attorno al riuso delle aree dismesse. Arriviamo al primo dei due casi che vi vorrei raccontare. Il caso su cui abbiamo lavorato qualche anno fa, a partire dal 2011 in realtà, completando almeno il nostro pezzo all'inizio del 2013, è il progetto Preciosa per la rivitalizzazione del borgo di Cadarese, in provincia del Verbano Cusostola, che è insomma una delle province più marginali della regione Piemonte, nel senso che è un territorio con caratteristiche particolari, di questo vi dirò qualcosa. Lo vedete qua, non so quanto vi dicano queste immagini, però possiamo dire che siamo a 150 km da Milano, a 60 dal Lago Maggiore, che è un lago con un forte richiamo dal punto di vista del turismo non solo italiano, a 20 km dal comune di Domodossola. In particolar modo la valle entro cui andiamo a lavorare è una valle che ha il confine fra Italia e Svizzera, una zona di cavatori, quindi una zona che ha costruito la sua economia in passato su un settore che oggi non è più presente, che è quello, diciamo, dell'energia idroelettrica. È una zona dove erano presenti le centrali idroelettriche che oggi in larga parte non sono più in funzione, quindi tutta quella popolazione locale che lavorava in questo settore se n'è in parte andata o sostanzialmente è rimasta disoccupata. Oggi è in corso uno sviluppo turistico di questo territorio, ma semplicemente per il momento in chiave giornaliera, cioè c'è gente che va a fare la passeggiata in montagna, c'è gente che va a fare qualche presenza durante peraltro alcune stagioni dell'anno, ma non è ancora un territorio che è stato capace di intercettare in maniera potente l'opportunità turistica, delle opportunità di sviluppo turistico, e quindi anche qui veniamo a un tema che in parte vi riguarda. Poi c'è un conflitto interno a questa provincia, che è rappresentato da questa scritta sul muro, più ossola meno lago, perché gli investimenti istituzionali della programmazione pubblica hanno riguardato negli anni quasi esclusivamente la parte lacustre della provincia, cioè tutto quello che evidentemente aveva anche più facile ritorno economico, no? Era più facile, più immediato avere un riscontro economico di un investimento su una zona lacustre, molto meno su una zona di montagna, e quindi l'Ossola, che è la parte, diciamo, montanara della provincia, è rimasta in larga parte esclusa da questo tipo di investimenti pubblici. In particolar modo il comune su cui abbiamo lavorato ha avuto qualche anno fa un'intuizione, e torniamo ancora una volta al tema di prima, in questo caso non è un piccolo gruppo che ha avuto l'intuizione, ma è l'amministrazione pubblica, ma poco conta.
E cioè quella di aprire un centro termale, no? Nel senso che c'erano delle piccole pozze termali, peraltro neanche del tutto naturali, nel senso che era già allora artificiale il portare l'acqua in superficie, erano però delle piccole pozze e sono state dal comune trasformate in un centro termale bello, insomma, molto in linea con quelli che sono anche i requisiti di questi centri nei territori più sviluppati, penso ad esempio a tutta l'area svizzera limitrofa. E insomma, queste terme hanno rappresentato un importante catalizzatore di turismo, che però era un turismo sostanzialmente ancora giornaliero, cioè un turismo importante. Stiamo parlando di, adesso lo vedremo, di circa, se non ricordo male, 200.000 persone all'anno, che però in giornata si recano in questo luogo. Accanto alle terme, un borgo che ormai annovera 3 abitanti sui 120 che storicamente erano residenti, annoverati nei registri del comune come residenti in questo borgo, no? Allora, noi siamo stati chiamati in causa perché la Regione Piemonte nel PSR 2007-2013 aveva previsto una politica specifica per queste aree di montagna, per la rivitalizzazione socio-economica di queste aree di montagna, con l'intenzione di provare a contrastare questa spirale del negativo dell'abbandono, cioè persone e popolazioni che se ne vanno, che abbandonano questi territori perché non c'è più quell'economia, torniamo al tema di prima, no? L'economia tradizionale, la funzione economica dei contenitori o per i contenitori esistenti è venuta meno e quindi c'è chi se ne va, c'è chi rimane ma si impoverisce perché non ha più il lavoro e non c'è quella capacità di reinventare un ruolo per questo territorio. E quindi l'obiettivo della politica del PSR Regione Piemonte è la rivitalizzazione a partire proprio dalle risorse dormienti, così le chiamano. Il tema sono i vuoti di questo territorio, o forse non solo i vuoti, ma anche quei pieni che però non sono sufficientemente valorizzati, e quindi la creazione di nuove economie in montagna, no? Per cui scommettendo su dei mercati che sono lì potenzialmente sfruttabili, il turismo rurale, le produzioni tipiche, la cultura alpina, eccetera. E quindi la strategia che si è deciso di mettere in campo è quella di avviare nuovi processi di sviluppo locale attraverso il finanziamento di un programma di intervento, e qui veniamo al tema che vi ponevo prima, che lavori in modo congiunto, e quindi non in maniera separata, ma in modo congiunto sugli elementi fisici, spazi e immobili da ristrutturare, e gli elementi socio-economici, cioè le attività e i servizi che questi spazi potrebbero ospitare. Guardate la quantità di borgate come quella su cui abbiamo lavorato, che caratterizzano la regione Piemonte, quindi una quantità immensa di territori di questo tipo, e la misura 322 del PSR che promuove delle attività progettuali, quindi dei processi di attivazione di attori e comunità locali, che servono da una parte a identificare una nuova vocazione funzionale per la borgata in questione, e dall'altra a creare un'offerta capace di come dire, di attivare dentro questi territori delle funzioni che poi stanno in piedi da sole. Quindi vedete, la condizione per accedere a questo pacchetto di risorse pubbliche e a tempo, come dire, limitato, nel senso che sono delle risorse finalizzate a degli interventi che poi hanno un inizio e una fine, sono quello di riuscire a concepire delle nuove attività abbinate alla ristrutturazione degli spazi. Quindi il progetto non è un progetto di recupero fisico soltanto, non è un progetto solo di sviluppo socio-economico, è un progetto che prova a mettere e a collocare nuove imprese e nuovi servizi all'interno della borgata. Allora, quello che abbiamo fatto noi è stato di cominciare, siamo stati coinvolti fin dalla fase iniziale, cioè c'era il bando regionale, il comune di Premia ci ha detto: aiutateci a mettere in piedi questo programma di lavoro, perché la Regione Piemonte chiedeva per l'appunto un progetto che si presentasse come una politica integrata, e quindi che mettesse insieme aspetti diversi, che strutturasse un programma di lavoro guidato da una strategia di lungo periodo con delle fasi
intermedie, degli step tra loro connessi. Allora, noi abbiamo messo a fuoco questo tema, che era il tema richiesto del collegare tra loro imprese e servizi, imprese economiche innovative e servizi alla comunità, evidentemente facendo leva su questa presenza delle terme, cioè rispetto ad altre borgate avevamo questa risorsa in più a cui appoggiarci. Però a partire da questo abbiamo provato a ragionare su una strategia che tenesse almeno conto di questi tre obiettivi: attrarre turismo in maniera stabile, attraverso un'offerta più qualificata, un'offerta integrata, eccetera, attrarre nuovi abitanti, quindi ripopolare anche dal punto di vista di residenti stabili questo territorio, e migliorare la qualità della vita della comunità locale, cioè delle persone che comunque in quel territorio sono rimaste e non se ne sono mai andate. In generale, la principale difficoltà che questo tipo di progettazioni incontra è quella legata all'individuazione di una vocazione funzionale in grado di fare da motore, però noi avevamo il vantaggio che ce l'avevamo già, perché vi dicevo, 120.000 turisti all'anno c'erano già, erano un turismo mora di rifugio, un turismo che usava quel territorio senza restituire adesso niente, però c'era, insomma. E dall'altra parte, l'altra difficoltà è promuovere un approccio cooperativo, e di questo parlavamo anche molto ieri, no? Fra soggetti che hanno ciascuno il loro interesse. Lì avevamo il vantaggio di essere in un territorio che aveva una forte tradizione cooperativa, anche se, come adesso vi dirò, questo non ha inciso poi così tanto. L'aspetto di metodo che forse vi può interessare è la stessa legge regionale prevedeva che vi fosse una programmazione, come metodo, la programmazione concertata, cioè un coinvolgimento crescente dei proprietari, degli imprenditori, degli abitanti nel condividere gli obiettivi dell'intervento, nel costruire forme di convenienza reciproca. Quindi sinergia fra i diversi interessi in gioco e nella produrre impatti positivi per la comunità locale. Il comune ci aveva coinvolto sulla base di un'idea di massima, un'idea di progetto di massima, e il nostro ruolo è stato quello di trasformare questa idea di massima, di questo vi dirò, in un progetto di dettaglio e in una forma di convenzionamento fra tutti i soggetti coinvolti. Quindi noi abbiamo svolto questa funzione, diciamo, di interfaccia fra tutti, prima di una funzione di scouting di quelli che potevano essere i partner di questa iniziativa, e poi di interfaccia tra il comune e quindi la regione e i soggetti coinvolti che erano chiamati a fare alcune scelte, a mettere a disposizione delle risorse.